Bentrovati dalla sala stampa dello Stadio Vigorito, partiamo con le domande, passo subito la parola ai colleghi. Buonasera mister, Arturo Scarpaneggia, la Nuova TV, complimenti, è stato un buon potenza soprattutto nel primo tempo, ma nel secondo tempo, mentre nel primo tempo il Benevento ha dominato. Ha dominato cosa? Nel possesso palla? Sì, nel possesso palla. Ah, ecco, sì. Perché nel resto abbiamo subito una rete... un'autorete, era rammarico nostro perché avevamo preparato la partita così, non potevamo venire a giocare uomo tutto campo dall'inizio perché mi sembrava un azzardo e noi vogliamo avere ambizioni ma non essere presuntuosi. Peccato il primo tempo perché quando avevamo la palla potevamo fare molto meglio e quello che mi dispiace è quello, abbiamo sbagliato troppo, abbiamo avuto poca personalità. Però se vinci 0-0 primo tempo, mandavamo sull'esterno tanti cross, però non mi ricordo un intervento importante, insomma. Poi secondo tempo abbiamo cambiato strategia, ma non per questo la partita, il primo tempo doveva essere interpretata in un'altra maniera. No, abbiamo fatto molto meglio il secondo tempo sul piano del palleggio, sul piano del gioco. Siamo usciti bene, abbiamo sbagliato molto di meno. E quindi ci stava anche alla fine un pareggio, però dobbiamo passare anche da queste prestazioni, insomma. Benevento è una squadra che non c'entra niente con la nostra, però alla fine non siamo usciti con le ossa rotte, anzi io l'ho vista così. Buonasera mister, in relazione alle scelte iniziali, sì. Forse se mi puoi dire che cosa ti ha spinto a confermare sostanzialmente lo stesso 11, eccezione fatta per Schiattarella che era infortunato, della gara vinta contro il Sorrento, anche perché gli innesti di Azio Smanovic e di Rossetti hanno dato qualcosa in più rispetto a quello che stava facendo fino ad allora il Potenza. Ma perché aveva recuperato tutti bene, quindi. Quindi la scelta è stata quella lì, quindi volevo Volpe, che Volpe ha più caratteristiche offensive, e quindi con Asmano e poi Rossetti, insomma, ha senso, ho detto bene, insomma, ma non è stata una scelta, cioè noi non abbiamo cambiato strategia nel primo e nel secondo come uomini, come abbiamo scelto di aspettare, di fare densità nella zona centrale, di tenere la partita aperta per giocarsi le carte più avanti, e così è stato. La partita è stata in bilico fino al 96esimo, cioè non è che non è stata aperta, però il calcio vince, ha ragione chi vince. Un'ultima curiosità in relazione, sì, all'addio di Porcino, che libera un posto, non è messo dalla società, che libera un posto nella lista. Il Potenza pensa di riempirlo subito o si aspetta con uno svincolato, ovviamente, o si aspetta il mercato di gennaio? No, credo che lo faremo perché abbiamo bisogno, quindi credo che lo faremo. Non abbiamo ancora, cioè è stato solo un argomento di accenno, insomma, sfiorato, ecco. E quindi vedremo. Posto. Altre domande? La conferenza stampa termina qui, grazie a tutti.